Care amiche, mi presento, mi chiamo Bosi Lucia, sono nata il 23-2-32 a Solaroro in provincia di Ravenna. Vi voglio insegnare il macramè di Solaroro. Il macramè è nato con la frangia, come questo. Io l'ho fatto da ragazzina negli asciugamani del mio corredo. E poi dopo 50 anni, essendo in pensione, avendo più tempo, l'ho rifatto in un modo diverso. Ho inventato la rifinitura senza frangia, come questo. Si vede bene? Così si può fare di tutto, basta solo un po' di fantasia. Per questo è chiamato il macramè di Solaroro. Adesso vi faccio vedere gli strumenti di lavoro. Ci va un paio di colpi, un metro, un'asta per tagliare il filo, una ghifola, un uncinetto, una scatola di spilli lunghi 5 cm in acciaio e 3 kg di sabbia. Adesso vi spiego per fare il cuscino. La sabbia si mette nel forno come fare una torta, si lascia cuocere al forno per 200 gradi per mezz'ora. Si lascia raffreddare, intanto si fa il cuscino, si prende un pezzo di stoffa da tutta, questo è 30x32, si piega a metà, e si cucisce attorno, si lascia una piccola fessura, che si mette l'imbuto, il beccuccio di un imbuto, per riempirlo bene di sabbia, bene proprio pieno pieno, come questo, perché deve venire gonfio pieno, perché così sta fermo.